Siamo nel periodo di Samhain, il mio preferito, un periodo di mistero che affascina dai tempi antichi e nel quale le streghe di tutti i tempi hanno praticato la sacra magia della connessione tra i mondi. In questo periodo molto particolare ci accingiamo a lasciare andare ciò che ci pesa e che non ci appartiene più, che non ci risuona per quello che noi siamo diventati. Il velo tra i mondi si assottiglia e la strega diviene medium. Mediatrice tra questo mondo e quello dell'aldilà. Un periodo molto affine alle divinazioni, tutte le pratiche appunto divinatorie atte allo scoprire ciò che è celato. Andiamo dunque a sollevare questo velo con sicurezza, poiché noi dell'arte di Gaia attuiamo quindi una stregoneria di luce che fonda le proprie radici proprio sulla consapevolezza dell'individuo. In questa serie di video vedrete delle cose che non avete mai visto in questo canale, spero che vi piacciono e intanto partiamo subito con questo. Allora, sono andata a fare una cosa che io volevo fare da tanto per Samhain, e d'altronde non potevo farla che in questo periodo. Volevo disegnare appunto sulle nuvole, attraverso la mia capacità, come sapete, atomocinetica, la crona, la dea nelle vesti della vecchia saggia, che è appunto l'identità che assume come viene rappresentata in questo periodo. Affascinante, forse è l'aspetto della dea che più mi affascina tra tutte, perché è la donna che ha preso in se stessa da tutta la vita tutto quello che è riuscita ad assumere, integrare in se stessa e quindi adesso esprime tutta la sua saggezza. E come madre e guida di tutte le streghe, la dea ora ci insegna i suoi misteri. Perciò, naturalmente, sono uscita e sono andata in mezzo alla campagna, come vedrete, per fare un disegno atomocinetico che appunto rappresentasse la dea come crona. Non indugiamo oltre, vi lascio al video. Che l'ho fatto uno velocemente, ma questo di solito lo faccio. Certo, qualche secondo, c'era molto vento, quindi questo mi ha aiutato, come sapete. Poi il fatto che sia venuto un disegno piccolo, beh, d'altronde era, come avete visto, la nuvola che avevo scelto, che era già piccola, si stava poi anche allontanando, perciò il disegno è piccolo, ma
fatto che io comunque lo abbia realizzato in pochi secondi è una buona cosa. Un'altra cosa che mi è piaciuta è naturalmente il fatto che io ero andata lì proprio per disegnare la corona. Quindi nei miei momenti in cui sono ben connessa alla mia anima riesco a manifestare delle cose belle. A me piace quando disegno sulle nuvole qualcosa di grande, come avrete visto. E anche qui c'è la famosa narice, per chi non lo sapesse. Andate a vedere gli altri video atmocinetici che vi ho messo nel canale per vedere la mia capacità di trasformare e disegnare sulle nuvole attraverso l'energia. Mi raccomando, mettete mi piace se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime novità perché ce ne saranno delle belle e a presto con altri video di Samhain dell'arte di Gaia.